vediamo brevemente una cosa oggi che riguarda le velocità critiche degli alberi. Ve lo accenno soltanto perché di solito questo era accompagnato rispetto a programmi, manifesti precedenti di laurea, veniva a valle di una serie di moduli che vi spiegavano anche qual era il moto armonico. Non credo che siano cose che voi abbiate fatto, per cui vi accenno brevemente qual è la problematica, poi magari ve la ritroverete e la riprenderete quando vi troverete nella laurea specialistica e quindi comincerete a fare quali sono i moti armonici, le vibrazioni. Non credo che voi abbiate fatto niente di tutto questo fino ad ora. Qual è la problematica delle velocità critiche degli alberi? Noi abbiamo visto che gli alberi, in realtà, sugli alberi di trasmissione, vengono calettati una serie di organi che possono essere le ruote dentate, possono essere dei volani, dei cuscinetti, pulegge e via discorrendo. Tutte queste cose hanno una massa. e quindi dei pesi, per cui sotto l'effetto di questi pesi l'albero, abbiamo visto, è soggetto al momento flettente, potrebbe avere una deformata, potrebbe inflettersi un pochino. Nel caso del volano non c'è neanche bisogno dell'inflessione, nel caso del volano è già eccentrica la massa di per sé, ma se l'albero flette si creano delle eccentricità. Che vuol dire questo? Avete fatto le velocità centripete, centrifuga e via discorrendo, quindi avete qualcosa in mente di queste problematiche. Quando queste masse, quando l'albero ruota, trasmette il moto, e queste masse sono in rotazione, se l'albero è perfettamente rigido, perfettamente allineato, le masse perfettamente centrate, i problemi sono legati soltanto al fatto del riscaldamento dei componenti, l'usura eventuale dei cuscinetti e quant'altro. Ma se l'albero si infletta un pochino o c'è qualche massa eccentrica calata sull'albero, questa massa tende ad essere soggetta a delle forze centrifughe, per cui tende ad aumentare la forza che fa flettere l'albero. Si può arrivare a delle velocità, che sono le cosiddette velocità critiche dell'albero, per cui l'albero cede perché va in una sorta di stabilità elastica, chiamiamola così. Vi ricordate quando abbiamo fatto Eulero? Le cose non sono più o meno, non sono le stesse. È legato soltanto a quelli che sono le vibrazioni proprie del sistema, i modi propri del sistema, non so se mi avete sentito parlare, ma non credo dalle facce. In pratica la rotazione dell'albero va a beccare delle frequenze di oscillazione propria del sistema che portano a una sorta di instabilità del sistema stesso, per cui l'albero collassa, non è più in grado di operare per effetto di queste instabilità. Adesso vediamo più o meno cosa vuol dire. C'è un filmato che gira su internet su i modi propri del sistema o le frequenze proprie del sistema, se volete, non quelle porzionali, frequenze in generale, in cui fa vedere come un ponte, sotto il semplice effetto del vento, comincia a vibrare, vibra sempre di più finché cede. Questo perché il vento, il ponte l'ha costruito in acciaio, il vento ha beccato le frequenze di oscillazione proprie del sistema, per cui le oscillazioni sono andate in amplificazione da solo e hanno portato alla rottura. Qui nel caso dell'albero le velocità di rotazione sono ovviamente legate alla propria torcente e quindi alla frequenza di oscillazione torsionale.
quindi le frequenze torsionali dell'albero. Quindi la frequenza torsionale che noi induciamo per effetto della rotazione delle masse calettate sull'albero deve essere lontana da queste frequenze proprie torsionali dell'albero che porterebbero alla rottura dell'albero stesso. Diventa un po' difficile per me spiegarvelo, visto che non avete, diciamo, analizzato in altri corsi il discorso dei modi propri del sistema. Forse avete visto qualcosa quando avete fatto l'accoppiamento tra massa e rigidezza, a controlli probabilmente. Avete visto qualcosa? No. Lo smorzatore l'avete fatto con Chiaverini? Non vi ha fatto una formuletta con la radice K uguale a M di X? No. Sì o no? Lì entrano in gioco le frequenze di oscillazione del sistema. Lo smorzatore non fa altro che ridurre queste frequenze di oscillazione fino a fermarle. La molla è un sistema di oscillazione, chiaro? E la sua oscillazione è legata alla rigidezza. Quindi capite che per cercare di evitare di andare a velocità di rotazione critiche diventa importante la rigidezza flessionale dell'albero. Meno l'albero si inflette, meno problemi avrò con queste frequenze. Perché questo? In pratica, se io raggiungo una frequenza, come dicevo prima, che è quella propria del sistema, senza che io applichi forze, una volta raggiunta la frequenza eccitante del sistema, questa frequenza eccita il sistema sempre di più, quindi significa che le oscillazioni sono sempre più alte. Chiaramente immaginatevi un albero, una scatola di un cambio, che comincia a oscillare e questa oscillazione aumenta sempre di più, rompete il cambio. Beh, o quantomeno l'autovettura non è più in grado di funzionare. Quindi la problematica è quella di evitare questa velocità di rotazione critica. Vediamo un pochettino come, dal punto di vista della formulazione, si può fare. Io vi accenno il problema, poi chi di voi si troverà a progettare queste cose, dovrà studiare anche la parte di vibrazione propria del sistema, ci stanno una serie di formule sui manuali che possono essere consultate, capite al solito qual è il problema, in maniera tale poi da poterlo tenere in considerazione in fase di progettazione. Supponiamo di avere, vedete, un albero semplicemente poggiato su due cuscinetti con una massa al centro. La lunghezza della trave indicata con L, per effetto della forza F applicata qui, questa trave si metterà, io qui ovviamente ho magnificato la figura. Le pressioni sull'albero non sono mai così alte, proprio per il motivo che io, uno, voglio evitare certe frequenze, due, se l'albero si flette la trasmissione non avviene. Questa l'avete vista sicuramente, forse quando avete fatto la molla e lo smorzatore, vero? Quindi la frequenza di oscillazione è uguale alla radice della rigidezza diviso la massa. La frequenza di oscillazione propria è quella omega raggiunta la quale, questo, immaginatevi questo che gira, questo flesso che gira. Se questa è eccentrica,
Alla forza F si aggiunge un'altra forza che tende a far scappare questa massa, giusto? La forza centrifuga. Quando io raggiungo, se io rimuovo la forza o fai arruolare, tutto torna normale. Quando io raggiungo quella che viene chiamata frequenza di oscillazione propria del sistema, questa, raggiunta questa, fa sì che questa criticità porti a rottura del componente, cioè l'oscillazione di questa trave, in questo caso l'oscillazione torsionale, aumenti sempre di più fino al collasso. Spero di essere stato chiaro, se non lo sono stato, so che vi manca una parte degli strumenti per arrivare a capire questo, però dove ci sono problemi me lo dite e ricominciamo da capo, vediamo meglio. Quindi il problema è avere un'espressione che mi eviti di raggiungere le frequenze di oscillazione proprie del sistema, cioè quelle che mi portano il sistema a rottura. Significa che io voglio avere una velocità angolare di rotazione dell'albero quando è in funzione, o la massima velocità di rotazione dell'albero quando è in funzione, lontana dalle velocità di rotazione critiche dell'albero. La forza, questo lo sapete, l'abbiamo scritto tante volte, l'abbiamo visto pure per le molle, è uguale alla rigidezza per lo spostamento. La rigidezza nel caso in figura, cioè con forza centrale e vincoli isostatici come abbiamo visto, è data da questa espressione qui. La forza F con E, che è quella che si genera per effetto dell'eccentricità, è data dalla massa che mi causa l'eccentricità, dal valore di eccentricità, cioè dalla freccia, da quanto si è abbassata la mia trave, per il quadrato della velocità angolare di rotazione dell'albero. Se io vado a considerare le componenti e ragiono sul piano bidimensionale, ottengo, non so se l'avete vista, quella che è l'equazione dell'oscillatore armonico. L'avete visto questo? Con Chiaverini? Dove l'avete visto? Fisica. Fisica. Ok. Quindi l'equazione che dovete considerare è questa. Con x è indicata la lunghezza della trave, la direzione dell'asse della trave. Allora, questa è l'espressione che noi dobbiamo considerare. Capite da subito che molto dipende dalle condizioni al contorno che io ho sull'albero. Perché? Perché la soluzione deriva da un'integrazione di questa equazione differenziale. Posso? Allora, se andiamo a integrare facendo l'ipotesi che il moto della massa che io ho messo sull'albero è pari a un'oscillazione armonica uguale a quella della forzante, la forzante è la forza F, l'equazione diventa questa. Prendo questo termine, che è la derivata seconda di quello che ho messo sopra, lo metto al posto
lo metto qui dentro, vado a sostituire quei valori. L'equazione che viene fuori è questa. Ora, a me non interessano tutti i passaggi, siccome so che è una cosa che voi avete visto a fisica, ma che non avete trattato poi dal punto di vista meccanico finora, quello che a me interessa è tenere presente questo, e cioè che questa quantità A che io sto cercando, che viene fuori da questa equazione, tenendo conto dell'oscillazione propria del sistema, la definisco come la radice della rigidezza diviso la massa, viene questa espressione, cioè questa A è data da la velocità angolare di rotazione dell'albero e la velocità angolare propria del sistema. Questo ovviamente lo posso fare in questa geometria semplice. Se io avessi, perciò vi dico, lasciate perdere tutti i calcoli che sono stati passati questo di fatto, perché in questo momento non avete gli strumenti, ma per poterlo fare, ma tenete presente che, se vi ricordate l'esercizio che abbiamo fatto ieri o l'altro ieri, sull'albero in cui c'erano più masse calcate sull'albero, distribuite in posizioni diverse, non al centro, la soluzione diventa più complicata. Faccio un esempio, potrei avere soluzioni, condizioni di questo tipo. Una trave con due masse, la massa 1 più grande della massa 2 o la massa 2 più grande della massa 1. Con la forza, per esempio, è riportata in figura, per cui avere differenti condizioni di carico. L'unica cosa che dovete tenere presente è che per queste situazioni, in realtà, sono già tabellate una serie di soluzioni, sono già riportate con condizioni di carico. Questo è per esempio il caso in cui io ho una puleggia a sbalzo. C'ho l'albero con la puleggia che ho messa a sbalzo qui, e quindi ho l'espressione della omega in funzione del modulo di Young, del momento di inerzia della sezione, delle lunghezze e della massa messa qui. Questa invece è l'espressione della omega con la massa messa esattamente al centro, in funzione delle 1 e delle 2. Ci sono anche altri esempi, come vedete, che dipendono ovviamente dalla differente condizione al contorno. Vedete la differenza tra questo e questo? Qui e qui, per esempio. Quindi le condizioni al contorno ovviamente mi cambiano le soluzioni. Se andate a vedere è possibile anche risolvere il problema sovrapponendo gli effetti, per esempio, per cui posso pensare di, nel caso di due masse poste a certa distanza sull'albero, pensare le masse sovrapposte tra di loro in qualche modo per avere lo stesso effetto di momento flettente al centro, e quindi posso semplificare il problema e riusare la prima formula. Nella realtà come si opera? Poiché questi sono riportati su manuali, ovviamente, se io non conosco la soluzione, devo partire da questa, devo tener conto delle forzanti, cioè delle forze applicate, devo applicare le condizioni al contorno e integrarla con le condizioni al contorno che mi è disponibile. Questa è la procedura generale. Fortunatamente molti dei casi degli alberi di trasmissione li trovate sui manuali, per cui mi vado a prendere la soluzione,
per il mio caso, mi verifico qual è la mia velocità di rotazione critica e nelle specifiche dell'albero progettato dirò che c'è una certa velocità massima di rotazione alla quale poi mi devo fermare, o meglio, sarebbe più corretto dire in realtà che io non devo operare a quelle velocità proprie di rotazione del sistema, alle frequenze di oscillazione proprie del sistema. Quindi significa che ci sono certe velocità che mi eccita il sistema. Paradossalmente, se io riesco a superarle queste velocità, potrei non averle. In realtà si tende a non farlo. Ma io ho una fascia di frequenze che mi crea il problema.